Bella a tutti ragazzi, bentornati. Ecco fatto. Già cominciamo, questo mo mi rompe subito il culo. Oh, ritorniamo a Nether. Fa l'annabbia che io sto soltanto con coltelletto. Ecco fatto. C'è un cazzo, stronzo. Dimmi te, ma no, manco sono entrato. Bentornati amici, boom, secco, ecco. Questo è il mio ingresso su Nether. Vabbè, andiamo a vedere. Nascondiamo soprattutto i server pieni e quelli vuoti. Una cosa media. Insomma ragazzi, bentornati a Nether. Vediamo un po' a che punto stanno sti ragazzi. Living Nether, West 1, Living Nether. Stavamo qui in Living Nether e vediamo un po', diciamo, che succede. Io ero appena nato, dico beh, adesso facciamo, incominciamo un gameplay non dai titoli di testa con tutta la filippica mia che parlo bla bla bla, entriamo direttamente subito in gioco. E avete visto, novità introdotta con l'ultima patch, la possibilità appunto di acquistare con i crediti che ti danno 20 punti. Adesso non ce n'ho più, credo, a meno che non posso comprare il soldato, vabbè. Il soldato e Pepper qua, e possiamo con tutta sta armamentario eccetera eccetera, che mi hanno sicuramente inculato, credo. Ora, come risultare meno visibili di tutti? Allora, mettiamo tutti neri, no, così no, ma anche no, così, vabbè, più scuri possibile, dai, abbiamo capito. E sì, più scuri possibile. E proviamo a rientrare nuovamente. Oh, ristiamo dentro qui. Scenario. Oh. Allora, bug ce ne sono molti meno per il momento, da quello che ho potuto vedere entrando d'amblè, così. È pieno, però ci stanno molti più giocatori e noi dobbiamo cercare assolutamente di trovare un'arma prima che ci facciano il culo, come hanno fatto, come ha fatto quel tizio manco centrato. Ok. Niente, qui non si può rompere niente. Andiamo a cercare qualche armetta, perché è bene, è cosa buona e giusta. Sperando che non ci siano troppi nether in giro. Ecco, te lo dico. Oh, chiamato. Mortacci tuo, guarda quanti so. No, 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 era uno con la scia. Andiamo di sopra, va. Vabbè. Quindi per cui andiamo a vedere qua su. A proposito del bug, ecco, vedi. Ecco. C'è qualche, ogni tanto qualche muretto invisibile lo troviamo, eh. Ecco. Allora, se io vado giù ci posso andare, però in su non mi ci fai andare, perché. Oh, bravo Chicco, bravo. Ora, della serie, posizionatemi sopra un indicatore di posizione così tutti mi vedono bene. Già c'è uno che mi caga il cazzo, io lo so, perché ho sentito il grugno. Ecco, dove ti è? Tracchete! Ti rompo il culo, vieni qua, ma dove? Ma che vuoi? Ma via qua. Dove stai? Ti è? Tracchete! Ti è preso? L'ho presa tutta, eh? Ma sparerà sto tizio? Corre e basta? Benissimo, che faccio? Mi butto di sotto? Non mi spara ragazzi. Oh. Ogni volta che le pia poi sparisce. E mi riappare a rimortacci tu. Io qua, dove stai? Che ti rompo il culo. Vieni qui che io mi nascondo. Dove stai? Da dietro, è ovvio, da spalle, dove sei? Via. E vaffanculo, brutta merda. Sono atterrato? Ma che bel gioco! Ma che bel gioco! Ma come iniziamo bene la serata? Molto bene, ok. I miei soldi a terra. L'ha preso sto scudo. E già si è fatta sera. E non abbiamo trovato una cazzo di arma. Questo è sempre per Matteo, eh. Questo è per te Matteo. Che tu ogni volta dici, succede un cazzo, sono nato, morto due volte nell'arco di 3-4 minuti. Cioè, tu direi, vabbè, pure te non c'è un'armi. Ho capito, c'ho il coltellino. Io vado. Arrivano i mostri e vado con il coltellino. Eh no? Cioè, yeah, che? Vaffanculo. Oh. Dove cazzo spawnano la roba? Dov'è la roba? Perché non trovo mai un cazzo dentro questo gioco? Che c'è lì? La mazza, che? Niente, è un buco sul muro. Andiamo bene. Gente affamata che t'ammazza, così come ha scritto in un commento un utente sull'altro video.
È vero, sto gioco è così, gente affamata che ti ammazza per la fame che ti cura presso. Non c'hai nient'altro. Qui dovresti andare a un approccio un po' più stealth, in realtà che te stealthi qui. Te dovresti nascondere, mi fa il nascondino e via. Chi c'è qui? Chi c'è? Chi? Oh, come il Montesi. Chi c'è? Che crasciaro. Si può buccare chi drento. No. La bottiglia, se la diamo in faccia la bottiglia, come la pio? Non si pia. Benissimo. Allora. Poi quando mi innervosisco comincio ancora di più a parlare romanesco, eh. Quindi quando scrivetemi se volete. Oh, guarda che parli troppo romanesco, eccetera, eccetera. Perché già sto a buon punto di nervoso. Perché comunque non si può iniziare così. Abbiate pazienza, qui stiamo a fare a girare tutti i monnezzari di sta città del merda. Ripeto, non trovo un bene amato. Allora, qualcuno, chiedo help alla comunità di Nether. Qualcuno mi potrebbe gentilmente illustrare i posti dove cazzo trovo le armi invece di ridurmi a fare gameplay in cui vado in giro soltanto con un coltello da cucina? Qui ci sono morto l'altra volta, me lo ricordo, ma sempre qui mi mette. È pure grossa sta mappa. Sì, facciamo un po' di casino nell'acqua così chi non mi ha sentito fino a mo' mi sente. Ma sì, ma che ci importa, tanto mica siamo arrivati davvero. Oh, buonasera. Allora, che ci abbiamo? Qualcosa da poter fare? Binocolo, qualcosa? Niente, c'è un cazzo. Che ci abbiamo in inventario? Una beneamata ceppa. Ok. Ma se mi chino? Poi, quando parto? No, mi devo richinare. A posto, beh sì, è pure plausibile come cosa. Ma se andando chinato chi mi vede? Soltanto i giocatori oppure pure i mostri? Vabbè, non lo so, Ho comunque trovato i vabbè. sordi. Almeno questi, piamoli, almeno c'è qualcosa da prendere. Me li fai prendere? Posso prenderli? Ci sono sopra. Ah, devo mantenerlo, giustamente. Vabbè, io mi scordo, ogni tanto rientro con calma. Certo, se gli oggetti fossero un po' più visibili così, tipo. Come sti soldi sarebbe bene. Io dovrei attraversare e arrivare laggiù. Non so manco il perché. Ah, beh, ma sto vicino al punto sicuro. Tecnicamente, vediamo quanto è sicuro a sto punto. Vabbè. Se vado di qua, dritto per dritto, la seconda a destra. Uno, dritto per dritto, uno, due, la seconda a destra, sì. Sempre col coltellino da cucina, mi raccomando, eh. Sì, nel frattempo sono entrato subito qui dentro, vabbè. Allora. Io vado di qua, nessuno, rompo il cazzo a nessuno, lasciatemi in pace. Vediamo un po'. C'è qualcosa, quantomeno, sento rumori. Procediamo accovacciati, vero? Chi cazzo è? Qualcuno mi ha sparato, qualche merda. Vabbè, tiratelo dietro, va. Ecco fatto. Benissimo. Questo è quanto. E vabbè. Continuiamo così, facciamoci del male. Switch, che vuol dire? Switch, cambio. No, è più sempre questo. E poi, sono morto qui. Avete visto? Cioè, ho fatto una pausa piccolissima per non rompervi troppo le palle. Insomma, stavo camminando senza che successo niente. Ho beccato un cazzo di cecchino che mi ha fatto fuori. Diciamo, sono cose. Sono belle cose. Sì. Sono belle cose. Vediamo dove cazzo mi ha messo. Benissimo, stavo esattamente qui. Ero arrivato. Si vede, qualche stronzo si è messo qua. Vedi i soldi? E io me devo fare tutta sta manfrina. Io me la faccio tutta di corsa. Voglio vedere che succede. Rampa di stanchezza prima o poi. E tanto qui andando piano, andando forte, sempre morto finisci. Mi tirerò dietro qualcuno, chi se ne frega. Ah, vedi, c'è la stanchezza, c'è. Quindi credo che ci sia anche. Per quanto riguarda i combattimenti, quanti metri ho fatto? Praticamente nulla. Io mi dovrei sistemare per la notte, no. Io procedo, sto decoccio, me li tirerò tutti dietro, almeno muoio per una giusta causa. Tutto di corsa, sì. Tutto di corsa finché si può. Benissimo, quindi se arriva qualcuno io non so veramente che cazzo dire. Ma sì, famo un po' di casino che tanto non ci sente nessuno. C'è la luna? Oh, che bello. Se guardi in alto vedi ancora la luna. Ok.
Un bel muro. Procediamo. O dovrei passare di qua? Boh. Mia. Guarda un po'. Hai visto? È laggiù. Eccola, vedi? Dove sta? Proprio lì davanti dove devo andare io. Dritto per dritto là. Ma le cose sono due. O prova a rompere il culo, ma con la, col coltellino qui, col coltellino svizzero, me sa che non mi conviene. O lo aggiro, proviamo a girarlo. Sperando che lui non mi veda. Perché se mi vede comunque tutto, un cazzo è tutto uno. Andiamo un po', dove va a finire qui? Non vedo un cazzo, vabbè. Mii, com'è buio! Ok. Vediamo un po' se c'è. Sto laggiù ancora, eh? Lo vedete? Eccolo là, che si muove. E noi andiamo dritti da qua, tecnicamente. Madonna, ancora sto qua. Ma sto gioco che è? Cerca di arrivare alla salvezza, come funziona? Qualcosa mi ha sentito. E mi starà sicuramente dando la caccia. Ora non so dove arriva. Eccolo qua. Ah, proprio lui. Bravo ciccio. Corriamo. Vediamo quanto siamo pippe. Vabbè, ho capito. Questo ti vomita pure addosso. Oh, l'ho ammazzato. Player level increased. Livello 2. Però andiamosene prima che arrivano gli amici. Oh, speriamo di non aver sbagliato strada. Vediamo un po'. Sì, stavo sbagliando totalmente strada. Devo andare di là. Di là come? Così? Ma sì, andiamo su. Oh, guarda che simpatico la scenetta. Sì, ma caschiamo di sotto. Praticamente il ponte era totalmente rotto. Bene. Ho pure resistito a un attacco al buio. Vediamo un po'. Cosa mai potrà succedere? Diventa pure un po' improbabile, magari, no? Andare a cercare l'armi di notte al buio, non c'ho manco una torcia. Laggiù vedo qualcosa, mi sembra. Oh, mi è sembrato di vedere un gatto. Quanto manca? Troppo. Porca troia. Qui c'è un raduno di autoambulanze. Qui c'è una luce. Se nella tua ambulanza ci sarà qualcosa, no? Vediamo un po'. Oserei dire una ceppa. Tanto per fare rimanere in tema. Vabbè. Ma le cose sono due, che faccio? Salgo qua su? Ma no, ma passo da sotto. Ma che problema c'è? Tanto sono di livello 2. A me che me ne frega. Un po' culo ai passeri qua. Lì con la luce dovrebbe essere, forse. Credo di sì. Siamo quasi arrivati. La zona sicura. Al che io accelererei un tantino. Però il problema è che se acceleri un tantino consumi la resistenza. E se ti arriva un mostriciattolo che te rompe il culo, tanto per rimanere in tema in lingua francese, senza resistenza un po' finger in the ass andavanti. Oh, benissimo, perché non so da dove accedere. Andiamo a vedere. Non credo sia neanche questa la zona sicura. Qui c'è sta il furgone della munnezza. Eh no, manca ancora un pochetto. Qui è aperto, chi c'è? Allora, piena birra. Buonasera, salve. Fa un pacchetto di Marlboro Lights e fuori un caffè, grazie. Ah, non funziona la macchina. Che cazzo, sempre in manutenzione, vabbè. Hold E to read. Ho vinto $10, vabbè, perché ho letto. Vabbè, butti via, così contento quello che mi ammazzerà. A posto. Oh, l'alba di un nuovo giorno. Ma che meraviglia. Oh, andiamo di qua. Tutto chiuso, mi pare ovvio. Ora, dov'è la zona? Dove posso accedere? Da qua. Qui dentro c'è qualcosa, no?
L'attacco accadrà in 10 minuti. Di che ho? Che cazzo d'attacchio? Ah, mi devo sbrigare, insomma. Ok, corro. Va bene, corro. Dov'è sta zona sicura di merda? Dritto per dritto. Non si arriva mai, io. O se mi ammazza un cecchino, giù non ci gioco più. Eccoci. Non chiamiamo i cecchini quando può sempre ucciderti un mostrone. Io pure... Ah, i sorci. Questi cazzi di sorci. Magari ni voi. Zona tranquilla. Eccola. Qui c'è sta una luce. E io vado alla zona... Safe zone. Entering safe zone. Vaffanculo. Che davvero. Sono nella safe zone. Vedete, non spararmi. Ciao. Hi. Ah, grazie che non mi hai ammazzato. Forse perché non puoi. Non lo so. Che ti devo dire? Probabilmente sì. Probabilmente no. Non sta a me giudicare e dirlo. Ma dove hai preso quel bel fucilone? Mortacci tua. Vuoi venire qui? Ma vuoi di? Sono sempre nella safe zone. Ok, no, a posto. Benissimo. Scusate. Scusate. Niente, siamo usciti dalla zona sicura. Siamo andati un attimo offline. Siamo ritornati, ci siamo ritrovati morti. Tanto per fare una cosa nuova. E ora stiamo cercando di ritornarci e di vedere un po' di che morto dobbiamo morire in tutti i sensi. Perché qui sono morto 3 volte e non ho ammazzato nessuno. Solo un obbrobrio là. Pure di notte, tra l'altro. La zona sicura dovrebbe essere laggiù, dietro al distributore. Chissà se il nostro eroe ce la farà. Nel frattempo ho trovato cartucce, ma niente armi. Nelle subway, nei sottopassaggi, quelli delle metro in pratica, tutti crollati, ho trovato le cartucce, ma non ho trovato un cacchio di fucile per poterle usare. Quindi sì, vabbè, noi siamo... Oh, cosa troviamo ancora? Cibo. Diciamo che hanno fatto, cioè, poca roba in giro, veramente veramente poca. Se passi dopo che sono passati altri, diciamo che riccamente te la prendi in der Gegen proprio. Andiamo a salticchiare di qua. L'ambientazione è fighissima, la grafica l'hanno curata ancora di più. Molto panorama veramente molto desolato. In realtà il gioco è ancora desolante. Perché? Tu dirai perché? Perché c'è nessuno. E se c'è quel qualcuno ti rompe il culo, tra l'altro. O un cesso, niente. Nei cessi non si trova niente, ragazzi. Nei cessi sì, non si trova niente. Me la sembrava di vedere qualcosa che si muoveva, ma ero un attimo freddato. Laggiù ci stanno le luci e starei addirittura d'arrivo per la... Oh, oh, qui c'è qualcosa però, eh. Eh sì, qui l'ho visto. Però cos'è, roba da magnè? Eh sì, è sempre da magnè qua. Ok. Con 4, 5, 6 e 7 usiamo gli oggetti che ci mettiamo. Oh, vabbè, e quindi non è... Niente di nuovo sotto al sole. Non me la voglio cuffa dicendo che è strano che ancora non ho trovato un mostro. Però, in sintesi l'ho detto. Boh, non so se poi è, diciamo, è come dire indicato stare più all'ombra che al sole, non lo so. Qui c'è una zona sicura. Mi puzza come di una trappola. Non so se succede anche da qui. Vediamo un po'. Cioè, essa ci è arrivati e non entra. Safe zone. Ci sono entrato? No, sto qua a safe zone. Ok, da qui si entra. Manco da qua. Forse da qui no. Questa è la zona sicura. Vabbè, sei stronzo però. Lo devi fare. Sì, exiting. Safe zone, di che? Devo passare per forza da qui. Troveremo qualcosa nella safe zone che prima non ho fatto un tempo a vedere. Però safe zone, ti che cacciare che fa sta safe zone. Ma da dove cazzo si entra? Da qua. È praticamente spalancato. Forse questo è il rumore che... Sì, ok. Questo è il rumore che dà fastidio ai mostri. E quindi ecco che cos'è.
credo, poi boh, non lo so. Allora, laggiù c'è qualcosetta. Cosa? Ci abbiamo? Niente, armi zero proprio. Abbiamo preso questo. LZ Courier Package. Peso. Consegna questo pacchetto al mercante, diciamo, al blu nel Riverside Trading Outpost for a reward. Questo, insomma, se consegniamo questo ci danno un premio. Vabbè. Poi andiamo avanti. E qui cosa abbiamo? Armi? Come se piovesse proprio. Manco Pucas. Manco Pucas pure qua. Qui forse si sale. Senti che caciara che fa sto posto. Siamo proprio dentro la safe zone. Ma andiamo su, eh. Prima facciamo un giro sotto, vedere se c'è qualcosa. Ma è molto safe questa zona. Andiamo di sopra, va. Oh, un altro giocatore. Forse è quello di prima. Allora si è ammazzato lui, eh. Io quasi quasi mi nascondo perché, insomma, adesso è ammazzato così a buffo, non me va. C'è il treno. C'è qualcosa sul treno? Torniamo di qua. Ma io avrei capito, è andato questo. Ok, non si può sparare. Cazzo, manco qua. Da qua siamo saliti, mi sa, sì. Vabbè, che vedevo di. Diamo un'occhiatina anche di sotto. Eccoci qua. Più che altro cercando sempre di evitare di uscire dalla safe zone, perché quantomeno dobbiamo uscire da qui. L'obiettivo è trovare un'arma. Qualcuno magari sa dove poter cercarle. Ecco, questo mi secca subito. Sono due. Che c'è qua al mercato? Non mi ha ammazzato, meno male. Questo è il trader, non c'ho niente da dargli. E vabbè. Pazienza, ah forse, ah quello blu, eccolo qua. No. Ci riprovo, non si sa mai. Ma io che c'ho? Te pareva. In the Riverside. Cioè praticamente dovrei cambiarlo con qualcosa. Con qualcosa, ma non qui. Era troppo facile. Eh sì, questa è una mappa abbastanza grandina. Vaffanculo, eh.
Ovviamente no. No, non esco io ancora, no, 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 no. Devo trovare qualcosa, non è possibile. Qua ci siamo tre, no. Andiamo qua su. Fuoco sopra i tetti, vabbè. Insomma, qui ci salviamo, insomma. Dove si scende qua? Non si scende. C'ho come l'impressione che qui siamo, ecco, proprio sul muro di cinta. No, 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 non esiste. Oh, benissimo, come scendo? Così. Vabbè, trovare roba è impresa ardua qua dentro. Oh, lì ci stanno ancora munizioni del cazzo, ma non trovo mai i fucili. Che c'è qua? Vediamo un po' se questo almeno me lo fa prendere. Blu 3 è uguale, la stessa cosa mi ha dato. Ma va, va. Io penso, almeno l'impressione mia è che questo gioco sia sempre di più una sorta di pay to win. Non so se ci prendo questa definizione, perché sì, è un gioco che si acquista, ok? Sono d'accordo. Prezzo abbastanza modico, ma per modico, insomma, voglio dire. Non è proprio economicissimo, però c'è di peggio. Il problema è questo, è che già il fatto che quando entro, sono entrato dopo la patch, ho visto che c'erano i, come cazzo si chiama, i personaggi da comprare, no? Con i punti che hai speso, che hai conquistato, diciamo, che hai ottenuto uccidendo i nemici, uccidendo gli altri giocatori, no? Niente, qui non ci faccio un cazzo, forse qua. Niente, ritorno al discorso. Perciò io non vorrei che poi si spingesse troppo sulla di una direzione che si è vista in parecchi altri giochi, dove trovi il super bombato che non gli vada a fare la storia e te trovi, lo incontri per strada e ti spacca il culo. Non vorrei che fosse, diciamo, che andasse in quella direzione, perché il concetto del gioco non è male, non è da disprezzare, eh. Sono sempre dentro. Qui ci sono andato. Andiamo di qua. Oh sì, non mi ricordo più. Forse sì, però io ci rivado perché non si sa mai. È un po' se era quello dove sono stato prima. Qui c'era la statua, me la ricordo. No, non me la ricordo. C'è l'incaliation, ok. No, non ci sono stato qui. Allora, che possiamo fare qua? Nulla. C'è sto generatore che è cancerogeno. Bici imbrogli qui, niente. Io non riesco a trovare un'arma, io no, non lo so. Boh. Figo, tutto bello, tutto molto bello. È un alfa, ok, sono d'accordo, però cazzo. Non ti dico tanto, ma una pistolina me la potevi pure dare. Vi davo di essere carne da macello per i giocatori che già hanno un po', sono un po' più scafati, voglio dire. Quindi che cazzo di combattimento è? Io qua, visto, io col coltello da cucina e loro con la cosa, con la pistola o col fucile. Quello mi ha cecchinato addirittura prima, hai visto? Mi ha cecchinato e io manco ho visto da dove sparava, chiaro? Niente. Allora, io inviterei gli sviluppatori a mettere un tantinello più di roba, quantomeno i respawn, di farli degli oggetti,
di metterli in punti più accessibili e quantomeno che si refresciano un po' più velocemente, perché sennò qui è finita. Io non trovo un cazzo. Ripeto, posso essere io, eh. Carità, non metto in dubbio che posso essere io, però. Oh, ma questo? Che gli diciamo a questo? Niente. Posso fare un cazzo. C'ha le armi, non le posso comprare. Ditemi voi, non lo so, che devo fare? Questo è il red. Andiamo a vedere se c'è il blu. Non c'è un blu, sto fuori io. Riverside starà qua sotto. Boh. Zoom out, stiamo già. Vediamo un po'. Boh, che ne si. Verde e blu, questi sono accesi, non lo so. Questa è la zona che ho scoperto fino a mo'. Qui ci stanno i rossi. E forse dovrei andare là. Vabbè, io. Non so se poi. Non si può fare niente, no? Non si può manco salvare, niente. Oh sì, no. Continua a giocare, personaggio, vabbè. Che dirvi, signori? Penso che ormai abbiamo sforato abbondantemente il tempo limite. Se vi piace questo gioco, io continuo a farvi il gameplay. Se vi intriga un po' di più, avete visto su per giù. Tranne l'inizio, poi non è che è successo un granché, voglio dire. Praticamente mi sa che devo andare alla fine della fiera andare a ammazzare un po' dei mostri per poter fare un po' di esperienza e comprarmi la roba. Credo che sia forse solo quella la cosa. Spero, ripeto, spero che non sia. Che c'è lassù? Ah no, vaffanculo, eh. È la sirena. Pensavo che c'era qualcosa sopra il camion, dico, vado a vedere che c'è invece. È la siren. Alla prossima con un altro gameplay, se vi aggrada, se vi fa piacere. Sempre da Clan of Gamers con Nether. Ciao a Credevate tutti. che era Ciao. finito il gameplay? No, l'ultima cosa perché passando nella safe zone ho trovato, mi è accesa sopra sta scritta Market Global Inventory e credo che ci sia una conferma un po' a quello che sospettavo io prima che vi stavo dicendo, che, cioè, ossia andiamo nell'inventario e c'è il Global Inventory, il Marketplace e qui si capisce quanto sto gioco diventa una sorta di, secondo me, poi magari sbaglio. De puttanata tipo pay to win, ecco qua. Qui abbiamo l'accetta, la vuoi? 25 pezzi. Oppure se tu vuoi queste cosette che ti piacciono tanto, compra i gold. Guardate quanto costa questo, 2500 la maschera antigas. Questo 4000, quest'altro 5000. C'è sta un sacco di gente, io l'ho vista su Neverwinter Online, che se compra quei soldi veri, roba di qua dentro. Cioè, queste cose qua non c'hanno la pazienza, per esempio io mo c'ho 10 gold, no? Potrei comprare a me queste maschere, questi fregni, queste cose, no? Che mi rimangono, quello che è. Armi, sinceramente, è che qui non ne vedo, vedo coltelli pure qua, accette, pistole, non ne vedo, tutto vuoto, tutto il resto, vedete? Tutto quello che potrei. Sicuramente si riempirà, questa parte, però insomma non lo vedo, questo non so che cos'è, un aguilone, vabbè. Una bomba a mano, una flashbang, insomma, la torcia, la spada, quant'altro. Boh, non lo so, speriamo che mi sbaglio, ma diciamo, l'idea è quella che mi sto facendo adesso e non è che mi piace un granché. Vabbè, comunque, signori, Nether Surge is underway, ok. Alla prossima, vi ribadisco i saluti. Ciao a tutti da clanofgamers.it.